Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi parleremo della dahlia. La dahlia è una pianta erbacea perenne che forma delle grosse radici tuberose riunite in grappoli. Queste piante sono originarie dall'America centrale, da dove vennero importate in Europa. La loro coltivazione nei giardini cominciò verso la fine dell'Ottocento e da allora si svilupparono numerosissimi ibridi e cultivar. Infatti esistono centinaia di varietà di dahlia, dei fiori più strani o dalle dimensioni particolari. La pianta si sviluppa a partire dalla fine dell'inverno, produce infatti sottili fusti cavi erbacei abbastanza ramificati che portano grandi foglie di colore verde. A partire dall'inizio dell'estate fino ai primi freddi autunnali, le dahlie producono numerosi fiori. Esistono varietà nane che si sviluppano fino a un massimo di 35-45 cm di altezza, ma esistono anche varietà giganti che superano il metro di altezza. I fiori sono riuniti in infiorescenze, dette capolini. I fiori riuniti in questi mazzetti possono essere tutti identici oppure differire per forma o colore a seconda della posizione che occupano all'interno dell'infiorescenza, come avviene per i fiori delle margherite. Sbocciano in successione, quindi la fioritura può essere molto prolungata. Queste piante sono di facile coltivazione e diffusissime nei giardini. In genere si pone a dimora a fine inverno il grosso tubero carnoso, spesso costituito da tuberi cilindrici riuniti in piccoli grappoli. Dopo aver ben lavorato il terreno, mescolandovi del terriccio fresco e dello stallatico, si prepara una buca profonda all'incirca dei 10 ai 15 cm, sul fondo della quale si allarga bene il grappolo di tuberi e quindi deve essere coperto con il terriccio preparato, compattizzando poi leggermente il substrato. Vanno poste in un luogo soleggiato o semi-ombreggiato o in piena terra o anche in vasi abbastanza capienti. Subito dopo aver posto le dahlie a dimora, innaffiamo successivamente, continueremo ad innaffiare, a partire da quando vedremo i primi germogli e soltanto quando il terreno è ben asciutto potremo innaffiare nuovamente. Infatti le dahlie temono molto i marciumi radicali e del colletto che si sviluppano con grande facilità in un terreno che è costantemente umido. Per ottenere arbusti più compatti possiamo periodicamente scimare i nuovi germogli in modo da favorirne lo sviluppo di numerose ramificazioni. All'incirca ogni 10-15 giorni diamo del concime specifico per bulbose o comunque per piante da fiore. La maggior parte delle dahlie teme il freddo, quindi a fine fioritura, se noi lasciamo i tuberi a dimora, è improbabile che fioriscano la stagione successiva, soprattutto se viviamo in una zona con inverni molto rigidi. Per conservare i fiori di anno in anno, è opportuno, non appena la pianta accenna a ingiallire, asportare la maggior parte della parte aerea e dissotterrare con delicatezza i tuberi. Quindi sciacquiamoli per levarli dalla terra che li avvolge e lasciamoli asciugare per qualche ora al sole. Poi cospargiamoli con un buon fungicida in polvere e riponiamoli in cassette piene di segatura, in un luogo fresco, asciutto, ma soprattutto buio. A fine inverno potremo recuperare i nostri tuberi dormienti e riposizionarli a dimora. Buona parte delle specie dopo la fioritura produce delle piccole capsule contenenti i semi. Questi possono essere seminati l'anno successivo in semenzaio, a fine inverno. In genere però non saremo sicuri che dal seme possiamo ottenere fiori identici a quelli della pianta madre a causa delle numerose ibridazioni a cui sono state soggette. Per propagare piante di dahlia e avere tutti gli stessi fiori dovremmo dividere i grappoli di tuberi. Questa operazione si può praticare prima di porre a dimora i tuberi conservati per l'inverno. Il significato della dahlia nel linguaggio dei fiori esprime
ammirazione e gratitudine, sia in ambito amoroso che affettivo. La dahlia, però, non è il fiore come la rosa, che esprime sempre un legame affettivo stretto e passionale. La dahlia può essere usata anche per esprimere gratitudine ed affetto fra le persone senza che ci sia per forza un legame sentimentale. Con questi bellissimi fiori di dahlia del mio giardino io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina Facebook di cui trovate il link. Mentre se avete dei problemi con le vostre piante, contattatemi ed io eventualmente realizzerò un video per aiutarvi nella mia playlist SOS Angolo Verde. Non mi rimane che salutarvi e, come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!